siamo tornati, che bello. Sono solo io? No, che non sono solo io. Ci sono anche io. E c'è come torniamo Nicola. Noi non torna nessuno. Eccoci qua. Ciao Nino. Pensa che c'è, ciao Nicola. Ciao. Pensa che c'è anche un'altra persona in mezzo a noi, che è la pioggia. Ah, mi sembrava che ci fosse una presenza sonora. Direi. Sonora, sì, se sentite. È perché c'è diluvio universale qua fuori. Siamo a Torino e quindi in questo momento, oltre a esserci la partita della Juve. Sì, ti interrompo anche, perché non è proprio vero che siamo a Torino. Siamo a Torino, ma contemporaneamente, grazie al nostro super tecnico con gli effetti speciali, Andrea Bovo, siamo in tutto il mondo. Ma è vero, potete ascoltarci ovunque. Ma dove? Dove ci potete ascoltare? Da casa, dal telefono, dal computer, dall'America. Dall'Italia. Forse è meglio che tu dica l'indirizzo internet su dove ascoltarci. Ah, questo bravo, sto dicendo. www.radio19.caster.fm. Bravo. E poi ci sono anche le mail, se volete scriverci, e dopo le leggeremo, quelle che sono arrivate nella settimana. E ne sono arrivate, ne sono arrivate a migliaia. radio19@gmail.com. Su Facebook, facebook.com/radio19, tutto a lettere. E poi Twitter, @radio19. Insieme a noi ovviamente c'è, come hai detto prima, il nostro fantastico regista Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea, ciao, ci saluta. Sì, ci sono anche due fantastici redattori, non abbiamo detto fino adesso. La figaggine. Sono un po' il piatto forte. La figaggine di Martina e l'esperienza di Daniele. Ah, io pensavo dicessi il contrario. Ah, bravo, okay. bravo. Tante cose ci saranno in questa puntata, tante nuove cose che forse io non ci sarò a questo punto. Ah, vai via? Forse vado via. Ah, o non vieni direttamente. ci devo pensare, ti faccio sapere alla fine. Tante cose, perché abbiamo visto la scorsa settimana ci sono stati tanti interventi telefonici questa settimana. Sì, 20, interventi 20. Possiamo andare via, no? Spegni sta roba, perché io veramente non lo sopporto già più. Tantissime cose che dicevamo, appunto, e novità. Faremo delle recensioni, faremo tante cose nuove, ma io direi adesso di dare un po' il tempo alla musica, perché così iniziamo subito. Anzi, io direi di iniziare poi con la posta degli ascoltatori, se sei d'accordo. Sono d'accordissimo. Allora ci ascoltiamo una canzone nuova. Eh sì, di una ragazza, come dire, tenera, dolce, che Bridget, vale la pena. Sì, Bridget Mendler, Ready or Not. Yeah, Radio 19. Eccoci qua. Bridget Mendler, tanta qualità qua. Bene, bene. Secondo me qualcuno se n'è andato dopo questa canzone. È andato a vedere il video, magari. Forse. Però mi dicono che è venuta lei poi a sentirci. Attenzione, dopo aver cantato. Allora ne è valsa la pena. E a proposito, gente che ci ascolta, c'è anche gente che non solo ci ascolta, ma ci scrive. Volevo solo dire una cosa prima che me ne dimentichi. Che ci saluta dalla scorsa settimana, non l'abbiamo detto, Pinazzo68. Ci ha scritto Pinazzo, è vero. E volevo salutarlo. Ciao Pinazzo, con questo nome come non salutarlo. Esatto. E quindi dicevamo della posta degli ascoltatori. Sentiamo qualcosina, che dici? Va bene, ti leggo la prima mail che è arrivata. Vai. Ci scrive Romeo da Verona. Sai che forse non Romeo un da nome Verona. Che Romeo è da Verona. Ok, vai. Cari Nino e Nicola, vi ho ascoltato molto con piacere la settimana scorsa. Bello. Mi è piaciuta molto la parte in cui parlavate di scienza, e dopo magari parleremo ancora. Okay. Per questo vorrei porvi un quesito. Sentiamo. Quanto a lungo può vivere una persona senza cervello? Ti ringrazio, grazie. Appunto, sì, lui forse vive molto, perché se lui No, ma infatti dobbiamo rispondere a questa domanda. Quanto una persona può vivere a lungo senza cervello? Nicola, quanti anni hai di preciso? solo per sapere. Due. Due anni. Grazie Romeo, grazie Romeo. Nino è molto simpatico. Adesso invece ti leggo questa. Allora, ciao Nino e Nicola. Ciao. Mi chiamo Sabato Domenica. Per caso sapete dirmi qual è il giorno in cui andate in onda? E andiamo in onda il giovedì. Ecco, secondo me lui non ci ascolterà più. No, infatti. Non so come avesse fatto ad ascoltarci. Inizia a essere grave, è un problemone, Ma che gente ci ascolta, tra l'altro? Perché domande normali, ancora io... Stanno male tutti quanti che ci ascoltano. Però, da una parte è meglio che raccogliamo queste persone per poi dargli un... Sì, diamo un senso. Comunque diamo, la vita senza cervello non è facile, voglio vedere a te. Tu 2 anni, cacchio vuoi. C'è un'altra mail, Non vedo l'ora, guarda. Lucia da Como, anche sputato. Ah, che bello. Vedi, ecco.
vi faccio i complimenti per la trasmissione. Questo mi fa piacere. Mi Grazie. Sono molto divertita ad ascoltarvi. Vi scrivo perché avrei bisogno di un consiglio. Siamo qua, cara Lucia. Lucia, vai. Io ho 25 anni. Aspetta che mi sia spento il computer. Perfetto. Io ho 25 anni. È sempre lei che ha il computer. È sempre lei. Spegne. Perfetto. Ho 25 anni, sono alta, bionda, ho un fisico prorompente e ho gli occhi verdi. La prossima settimana partirò perché i miei genitori mi hanno regalato una casa al mare di 800 metri quadri, con terrazzo, attenzione, dove okay. poter trascorrere qualche mese di relax nell'incantevole cornice della costiera amalfitana. Che bello. Bello. Potreste dirmi come posso passare questo tempo senza annoiarmi? Cara Lucia da Como, non c'è niente di più semplice. 345 57 9232, chiamami, sì, qualsiasi Lucia, ora. Conoscendoti Lucia? Un pochino di fama, il telefono non ce l'hai. Non ce l'hai. Quindi cosa facciamo? Andiamo noi? Andiamo. Allora, dammi l'indirizzo. Dici tu l'indirizzo. No, esatto. Ma allora, non allarghiamoci, l'ha scritta a me la mail. No, l'ha scritta a radio19@gmail.com. Chiamami Lucia. Cioè, io Lucia, no, sono no, quello no, biondo no, con gli occhi azzurri. E dai che dici le bugie. Vai, tocca a te. Ok, ciao Nino e Nicola, sono Felice Rivoltella e vi seguo da un botto di tempo. Siete una bomba. Che bello. Questo fa la fine. Comunque, vabbè. Purtroppo sto passando un momento difficile e non so bene con chi confidarmi. Davvero, non sta andando bene nulla. Nella famiglia, negli amici, nel lavoro, né niente di niente. Mi spiace. Povero. Non ce la faccio più. Ho pensato addirittura di farla finita, ma poi ho pensato agli altri, ai miei parenti, e mi è venuto un dubbio. Magari voi sapete aiutarmi. Posso uccidermi senza finire in carcere? Sono domande scottanti, perché adesso... Questo è complicato, ci vorrebbe Barbara D'Urso. Io qua, so che se tu uccidi qualcuno, finisci in carcere sicuro. Sicuro. A meno però che pena di morte. Però se tu ti uccidi, effettivamente... Guarda, ti io tengono... nel dubbio... Guarda, no. Nel dubbio, caro Felice Rivoltella... Cioè, già per i tuoi parenti ci sei tu che sei morto. Se Infatti. Finisci anche in prigione è un po' tanto. No, poi... Ma sai che dispiacere che cioè, dai, morto e anche in prigione. Almeno morto e al cimitero. No. Allora, ti consiglio... Allora, fai così. Noi ci pensiamo durante questa settimana. Tu con calma vedi cosa fare. Non fare ancora niente. Non fare niente. Tieni giù quella rivoltella. Sì, e ascolta questa roba che ti stiamo mandando solo esatto, per te. Esatto. Rimane solo per te. È un consiglio che ti diamo. Però nel mentre puoi anche... pensare a altri modi un po' più esatto, semplici, un po' più nomadi. Adesso ci sono i nomadi. Io voglio vivere. Radio 19, bentornati. Vi ricordiamo di scrivere come hanno fatto prima i vostri colleghi ascoltatori su radio19@gmail.com durante tutta la settimana. Invece, se volete commentare qualcosa adesso, andate su Facebook/radio19, ci trovate, mettete anche un mi piacino che non fa mai male. Vero Nicola? Non fa per niente male, anzi ti aumenta non solo la voglia di vivere dei nomadi, ma anche la voglia di qualità. Molta qualità. Che è quella e che portiamo la qualità noi. Adesso la tocchiamo, la prendiamo proprio con due mani con la nostra Martina. Ciao a tutti. Ciao Martina. Sei molto piaciuta. Ciao ragazzi. Ti dico questo, sei Guarda, molto piaciuta. Non avevo dubbi. A che tutti, bello. A bambini, a cagnolini, a grandi adulti. Alle mucche. Alle no. mucche, soprattutto alle api no. Alle api maschi. Ai droni no. Quindi Martina ci racconterà una serie di notizie che ha scovato nel web e ci dirà che cosa è successo nel mondo e ci ragguaglierà. Dica. Allora, come voi ben sapete, durante ricorrenze importanti, festività, che sì. cosa ricevete dai parenti più stretti? Soldi. Io no. Eh no, tu ne hai soldi, ma questo lascio. Siete fortunati, se no. soldi. No, un regalo? Cosa? Bravissimo, un regalo. Okay. Questo è il punto fondamentale. Un regalo di soldi. Del mondo animale. Anche questa volta, regali nel mondo animale. Gli animali che si fanno i regali tra di loro? Noi donne ci facciamo desiderare. Voi non sapete che le femmine di Pisaura. E già con il nome così mi fermerei qui, eh. Guardate che è un ragno comunissimo in Italia. Ah, ok. E sono disposte ad avere rapporti sessuali con gli uomini ragni. Sì.
se ricevono un bel pacco. Un bel pacco, cioè un regalo, un dick in a box, insomma. No, no, in base alla grandezza del regalo si stabilisce. Come si chiama l'animale che dicevi? Pisaura. Pisaura. La femmina, però, pisa. È pisauro. No, lei pis, perché comunque era in pace. Lei dice, fate come... Peace and love. E poi loro si fanno la guerra dei regali. Quindi, aspetta, ricapitolando, arriva questo pisauro. Ma che cos'è? Un ragno? Cos'è? Un ragno. Ah, un ragno, no. Cioè, io non lo so. Che un ragno, che schifo. Un ragno... Quindi? Comunissimo, e tra l'altro in Italia. Perfetto. Cioè, non avete mai sentito dire... Chi di voi non ha un pisauro in casa? Sì, no, diciamoci la verità. Noi su Radio 19 li alleviamo. Li alleviamo, abbiamo... Vabbè, comunque. E cosa succede? Questo pisauro che per la donna pisauro per accoppiarsi deve ricevere un regalo. E quindi se non riceve un pacco regalo, vergine vita. Allora, vi sottolineo, data la vostra ignoranza. Grazie, signora, che questo regalo di solito tratta una preda avvolta, ad esempio, nel bozzolo di seta. Cosa pensate? Ah, che dolce. Dai, che bello. Pensa se la tua fidanzata arriva e ti porta un'altra donna avvolta nel cielo. Uccisa. Tieni, questo è il mio dono d'amore. Sì. Così io finisco in prigione subito e con l'altro lì felice. Quindi se io se io ragno ti porto questa roba, tu mentre no, è ancora più particolare. Concedi tutte le tue gambe. E non solo. È considerato, cioè praticamente, mentre la femmina si nutre, il maschio si dà da fare del regalo. Che persona triste questo ragno. Sì, che ragno triste. Cioè, quindi è uno specchietto per le allodo, diciamo, ti do questo, tu fai e io nel mentre mi diverto alle spalle. Se poi le specie si estinguono è colpa vostra. Sì, grazie. effettivamente. Sì, sì. Mi darò da fare di più con i ragni. Comunque è un procedimento complesso e forse voi non sapete, perché vi vedo proprio che... Stai calma. Non sapete. No, infatti con calma, Che l'intero procedimento dura almeno 2 ore. Così poco? Sì, rispetto ad altre cose mi sembra tantissimo, nel senso che... poi tanto non lo so. La femmina praticamente è infatuata da questo regalo voluminoso. Quindi la femmina è scusate, la femmina del ragno qua è scema perché è attratta dal pacchetto regalo, non si accorge che il maschio, da dietro sta regalandole felicità, diciamo così. Voi scherzate, sì, sulle lei è felice a sua insaputa. Ah, bene, grazie. Bene, quindi morale, da grande non voglio essere un pitto, cos'era? No, ecco, secondo pisaura. Me se c'è una morale, spieghiamo tutto noi. Se c'è una morale, non regalate niente alle vostre fidanzate. No, esatto. Se regalate, diteglielo che avete un secondo fine e esatto. Non mettetevi dietro a fare cose che esatto. Ve ne potreste pentire. Ma hai altro da dirci? Li vedo sì, passiamo a un'altra sfera di notizie molto alte. Vai. Allora, voi, parlo con due uomini, quindi come chi avete fatto ad uomini? Approcciarvi al vostro primo appuntamento? Cioè, dobbiamo rispondere? Ci andava una pratica dietro, vi allenavate a... Ah, ok, aspetta, perché forse dalla radio non lo vedono, ci stai facendo il segno del baciare, no? Quindi, beh, non è che... No. Cioè, io non è che... è un po' buona la prima. Ecco. Io ho paura dove stiamo andando, ecco, qua. Infatti. Dico solo poverette, perché... Ma come? Ma Martina è cattivissima questa sera. Gente, io non capisco. Svenuta da noi. Vabbè, io adesso vi racconto allora, cosa facciamo io, così. Per i nostri ascoltatori, esatto. Dato che mi sembra una roba importante, l'ascoltiamo al prossimo blocco. Va intanto benissimo. Voi, se non avete mai dato il primo bacio, allenatevi, perché dopo ci sarà allora da capire come ci si comporta al primo appuntamento. Vivendo adesso, come ho detto prima, Fabrizio Renga. Esatto, che è un suo amico. Francesco. Dica, eccoci, prego. Qua, insomma, sì, siamo tornati con Martina e le notizie. Io volevo semplicemente dire una cosa per difendere la reputazione di Nino e Nicola. Siamo richiestissimi noi. Sì, lo so. Tra l'altro, Nino e Nicola, insomma, siamo finiti anche nella famosissima lista degli uomini con cui è andata a letto Lindsay Lohan, che in questi giorni sta facendo certo. Un po' di scalpore. A me non è piaciuto. Ma deluso un po'. Deluso. Comunque. Sentiamo cosa bisogna fare a questo primo appuntamento? Sì, infatti eravamo rimasti lì in attesa di capire che cosa succede al primo appuntamento, come ci si allena al primo appuntamento.
come ci si allena mi piace già molto di più. Brava. Allora, data la vostra inesperienza nei primi baci, si sa, alcuni dicono no ma tengo la barba, altri l'apparecchio, viene un miscuglio di roba. Per fortuna ci ha pensato un designer della Florida, Emily King. E sentite che cosa non ha realizzato. Sentiamo. Dei cuscini, sì, sfruttando delle bocche removibili, dei manichini, quelli degli addestramenti per i massaggi cardiovascolatori. Sì. Viva l'America, dico io, eh. Sì, diciamo che si trovano in tutti i sexy shop. Sì, anche al Carrefour. E si può fare altro, per dire, no? Cioè, allora voi state scherzando su quelle crisi adolescenziali che i ragazzini attraversano per la paura del primo bacio. Del primo bacio? Non sapevo, non pensavo. Nemmeno io ho ancora due anni, quindi tra dieci anni io vivrò questo momento. Sì, sì, io... No, ma io ancora devo nascere, allora. Se la mettiamo sulla competizione, io devo ancora nascere. Vabbè, io sono onestamente un po' scomodo. Quindi ringraziamo quel signore che come si chiamava? Signora. Signora? Ah, è una signora che... Siamo alti qua, sì. Emily King. No, io volevo solo ricordare che magari i nostri ascoltatori vogliono raccontarci le loro esperienze del primo bacio per la prossima puntata o anche per adesso, insomma. Scriveteci. Radio19@gmail.com, Facebook/Radio19 e Twitter. E Twitter è @Radio19. Intanto volevo solo dare un'informazione generale. La Juve, Daniele, a che punto è? 0-0. Auguri a tutta la Juve, cosa devo dire? Nient'altro. Prego. Allora, torniamo a un'altra notizia serissima del mondo. Sì. Come voi sapete, perché questo credo che lo sappiate almeno. Io non lo so. All'interno delle cellule, dei bulbi, delle cipolle, si io trova un... Scusami, io ho fatto la specialistica su i semi dei bulbi delle cipolle. Io sono una cipolla. Vabbè, lasciamo stare. Come si chiama quindi questo enzima che c'è all'interno? Lasciamo la parola alla nostra redattrice Martina. Vabbè, l'allinasi. Allinasi. Te l'ho detto, sono specialista. Questo enzima... Io guarda, voglio ritirarmi. L'enzima? Fa parte del sistema di difesa di queste piante che una volta attaccate lo liberano. Ah. E voi vi chiederete, quindi perché quando puliamo le cipolle lacrimiamo? Sì, esatto. No, perché? C'è stato il premio Nobel per la chimica. Esatto. Daniele. Assegnato al giapponese Shinsuke Imai. E ha proprio scoperto questo meccanismo del perché piangiamo. Ecco, perché cosa succede? Praticamente questo bulbo rilascia le cellule. Sì. Che liberano questo allinasi. Sì. Ci fa ricco di ammoniaca, quindi ci fa lacrimare. E noi è una nostra difesa. Quindi... ma piccola. Quindi quando noi andiamo a sbucciare le cipolle ci proteggiamo. Martina, grazie. Grazie Martina. Queste qui sono sfide dell'uomo sulla natura. Mamma, guarda, sembra di essere in una puntata di Wild con la cicogna. Veramente. E invece siamo su Radio 19, che è una sfida dell'uomo contro la qualità. Ne è un'altra velocissima, perché mi sono incantato a dire questo. Va bene, ne è un'altra di molto più alto, non un premio Nobel, molto qualcosa di più. Allora lasciamo un'altra roba che scoreggia qualcosa. Dato che tutti ci lamentiamo che quando abbiamo un po' fame ci buttiamo su degli snack, una donna ha pensato bene, invece di ingurgitare snack, leccare i peli del proprio gatto. Sai, se ti viene fame ti trovi un gatto lì davanti. Chi è che non lecca un gatto quando ha fame? Quindi cosa succede? Strappa proprio i peli dal dorso. Oh madonna. Quindi a questi gatti, ecco, quando vediamo dei gatti spelacchiati, sono la signora. Bravo, giusto. Vabbè, voi non capite niente perché dice che è molto rilassante ed è come avere in bocca zucchero filato. Boh, allora. Cioè io sai che adesso mi hai bloccato la mia crescita perché non potrò più andare a Luna Park a mangiare un zucchero filato. Sì, perché ti verrà voglia di peli. Infatti, guarda. Senti, io ti ringrazio, sei stata veramente fondamentale. Sì, Martina, forse io mi ammazzo adesso. Non avrò mai un gatto perché mi verrà da leccarlo. E ora vi lasciamo con gli Hell, come è? Hall and Hoyt's Kiss on My List. E dopo ci ritroviamo sempre qui.
Bentornati su Radio 19. Ricordiamo di scriverci su radio19@gmail.com o ascoltarci su Facebook, sempre Radio 19. Sì, o su Twitter. O su Twitter. Giusto, vai, ma questo ormai l'abbiamo detto. Andiamo al succo della questione, perché è una nuova rubrica. Eh sì, è la questione del film trash della settimana. Fantastico. Nino, io ti ho preparato qua un film incredibile. Titolo del film: Machete. Machete. Regia Robert Rodriguez, insomma, qualcuno lo conosce, un amico di Tarantino. Di cosa parla questo film? Te lo illustro. Vai, sì, beh, aspetta, voglio solo dire velocemente. Dimmi. Che da ora in poi faremo la rubrica del film trash per eccellenza. Esatto. Quello che per noi è un film da assolutamente non vedere o vedere con... Per gli appassionati del cinema trash. Esatto. Esatto. Allora, Machete, forse si capisce dal titolo, forse, racconta la storia di un uomo armato di... Di... Fionda? No. Di... Machete? Che sì, bravo, giusto, che sei. Bravo. Ecco, quindi capiamo già un film poco prevedibile. Sì. Allora... Cosa succede? Un tipo sconosciuto lo carica in macchina. Sì. Chi è che non sale in macchina con gli sconosciuti? Ah, ma io sempre. Perfetto. E gli chiede una domanda che chiederesti a chiunque. Hai mai ucciso qualcuno? Sì, a parte quelle due vecchie quella volta lì, no. Perfetto. Quindi, insomma, siamo in una situazione di quotidianità. Machete dice, cioè in realtà non risponde, lo guarda brutto, l'altro capisce, e gli dice di uccidere il senatore, interpretato da De Niro. Ah, quindi comunque è un caso. Grandi attori. Esatto. Solo che una guardia del corpo del senatore gli spara, insomma, era una trappola. Ah, quindi... Povero Machete. Povero. Ecco, però... Tra l'altro adesso io me lo immagino questo Machete, sì. Un uomo bello, elegante. No, ah, no, ha un viso... pieno di cicatrici. Bello. È proprio brutto. Bello. Con i capelli neri molto lunghi, unti. Ah, un po' l'uomo della mia vita. Che bello, esatto. E che finisce in questa trappola? Grosso sbaglio. Aia. Perché Machete si incazza. E se si incazza lui? Uno così. Esatto. Sì. Poi, insomma, la cosa buffa è che questo personaggio descritto, un bell'uomo, no? Sì. È pieno di donne. Ah, ma non donne normali, tipo... il carisma. Sì, sì, penso di sì. Però donne che non sono semplicemente belle, affettuose, dolci. Sono anche donne che picchiano e sparano. Certo. Cioè, non donne qualsiasi. Non è che di fianco a Walker Texas Ranger ci può essere la signora ma, casalinga. Machete, per andare sul sicuro, ha al suo fianco anche un prete. Sì, metti che l'ammazzano. Esatto, ce l'ha lì. Scusa, questo anche... viaggia col prete di fianco? Sì. Perfetto. Solo che se le donne sono donne particolari, il prete... non è che può essere un santo, diciamo così. Esatto, questo prete, come battuta, diciamo, di riferimento, dice: Dio perdona, ma io no. Mi sembra giusto. Esatto. È un po' il pilastro, no, del suo credo. Esatto. E il finale, passiamo subito al finale. Come dire, abbastanza prevedibile. Sì. Nel senso, Machete uccide casino, tutti. Casino. Fa un casino pazzesco. Eh? Ma in realtà la cosa più sorprendente non è tanto che uno con un Machete uccida tutti, ma che alla fine del film Machete si limona Jessica Alba. Allora, scusate, questo è il commento degno di questa frase. Silenzio. Ok, ma ci rendiamo conto? Esatto, gravissimo. Però io purtroppo devo darti, Nino, una notizia forse ancora più sconvolgente. Dimmi, no, guarda, dopo questa non c'è nient'altro. Invece sì. Eh? C'è un seguito. C'è Machete 2, quindi. Sì. Perché io non li seguo queste robe. Quindi... Sì. Machete 2, che titolo originale Machete Kills. Cioè Machete sì. Uccide. Non l'avevamo capito. Sì, infatti. C'era bisogno di la sua professione. Esatto. Questa volta però è il presidente degli Stati Uniti che chiede a Machete di uccidere il cattivo. Ah, quindi c'è Obama, che è Obama di turno. Obama che... di turno, esatto. Solo che questa volta non è una trappola, ma il cattivo è Mel Gibson. Ah, attenzione. Che gli uccide Jessica Alba. No. Cosa fa Machete? Mi sarei incazzato anch'io, Cioè, sta mega che mi viene uccisa, esatto. Mi girerebbero anche a me. Solo che a questo punto... Machete è un po' in difficoltà, perché è di nuovo appunto da solo col suo Machete,
ma non hai il prete perché gli hanno ucciso anche quello. No, ci tenevo, mi ero affezionato. Esatto. Prete. E non solo Machete non sa bene cosa fare, nemmeno il regista del film. Quindi nel dubbio si inventa un personaggio completamente inutile che ogni 5 minuti si cambia una maschera, cioè ha una faccia nuova. Oh mamma. Lo interpretano un po' tutti attori amici di questo regista. Ok, ok. Antonio Banderas. E fino ad arrivare a Lady Gaga. Grande, scusami, devo inginocchiare. Sì, Banderas che si toglie la maschera, sotto c'è Lady Quindi Gaga. Quindi sotto c'è Lady Gaga. Esatto. Che fa un macello anche lei, immagino. Viene uccisa senza motivo, a caso. Esatto. Ah, perché per tutto il resto c'è un motivo, no? Tu certo, stai certo. Passiamo anche qui al finale, perché siamo un po' stretti. Sì. Cosa succede? Mel Gibson con un'astronave scappa nello spazio. Bene. Machete, che non ha paura di niente, lo segue. Insomma, caro Nino, non vediamo l'ora del terzo episodio. Io inizio ad avere paura. Pensa che sembrava tutto reale quando mi hai detto che c'era invece il terzo spazio. Episodio su nello spazio. Hai capito che è un documentario. Senti, io non sapevo di Machete, ma so di Lady Gaga. Questa è Aura. Radio 19. Ti è piaciuta Lady Gaga? Lady Gaga mi gasa. A me non sapevo una mazza di Machete, ma sapevo Lady Gaga una mazza ne sai di Lady Gaga, quindi sì. Sapevo che aveva fatto. E anche Lady Gaga di mazze ne sa veramente tante. Di Machete. Altra rubrica nuova, rubrica importantissima dove voi siete i protagonisti. Sì, però adesso siamo un po' più seri qua, Certo, più seri, sì, quindi... qua va fatta con raccoglimento, direi. Esatto, perché ecco, abbiamo parlato di primo appuntamento, di primo bacio sì, con Martina. Sì, è vero. E invece adesso casuale. Vi proponiamo una domanda sul secondo appuntamento, perché sì, uno dice sì, sempre sì. Primo appuntamento, ma forse il secondo è esatto. Quello più difficile. Ed è per questo che introduciamo appunto il mega sondaggione della settimana, che è appunto che cosa fareste voi, puntini puntini. E questa è la prima, il primo grande quesito che noi vogliamo porre. Esatto, perché al secondo appuntamento cosa succede? Tu, ragazzo, se lei comunque ti dice di sì per il secondo appuntamento, sai che lei è interessata. Esatto. Però... forse si decide tutto. Certo, perché uno non sa. Cioè, uno non sa come porsi fondamentalmente in queste robe. Perché magari al primo appuntamento scatta il bacio, che ne so, così. Vabbè, ed è grasso che cola, come si dice nelle nostre parti. Se va bene, no? Se va bene, se c'hai i santi in paradiso, ti scatta il bacio. Esatto. Ma tu, uomo o tu, donna, come cacchio bacio... ti poni al secondo appuntamento? Se non c'è stato niente di più concreto, più fisico prima. Ecco. Esatto. Non so, insomma, io proviamo a fare delle ipotesi, che ti dico? Allora, io, noi le facciamo dal punto di vista degli uomini, queste ovvio. Ipotesi. Sì, allora, sì. C'è un finta che c'è questa ragazza. Io la inviterei subito a casa. Oh, mi gioco tutto, così... cioè, All in, esatto. Faccio un all-in. Sì, all-in. Sì. Me la sento. Vai. Nino, me la sento. La invito a casa. Sì. Lei è sotto, suona il campanello. Io rispondo con voce tranquilla. Ciao, chi è? Chi è? Esatto, grazie Nino. Lei sale con l'ascensore, tranquilla, molto rilassata. Oddio, sì. Rilassata. Comunque. Vabbè, già se sente uno che dice chi è? Sì, forse un po' di ansia. Inizia, ecco. Apre la porta di casa. Entra. Luce soffusa. Bene. Incensi. Vai. Musica d'atmosfera, sì, flauti quella, indiani. Quella che cose mettono qua. Nei centri massaggio. Bravo. A quel punto lei, insomma, non lo so cosa può succedere, si affaccia nel salotto. Cucù. Nel salotto c'è comunque un materasso ad acqua. Bello, chi non ha un materasso d'acqua? Con vicino... Vero Dani, non avete un materasso d'acqua? Chi no, non ce l'ha? Un materasso d'acqua. È un must. Se giochi di all in... Cioè, allora, ragazzo... tutto niente. Esatto, okay. Adolescente 2.0. Se vuoi giocare di all in, devi avere il materasso d'acqua. Ma non solo. Sì. Contenitore, con che cosa, Nino? Con... ce l'ho, con oli essenziali, bacinellozza con 3 litri di oli essenziali. Esatto, però tu a quel punto devi indossare già l'accappatoio. Sì, tu devi essere un po' come Rocco Siffredi nella pubblicità della patatina. Non so se te la ricordi, lui è in vestaglia che va in giro in questa grande tenuta. Ecco. Sì. E non solo quello come Rocco, sì. Ma comunque ci deve essere un dopo. Quindi esatto. Tu vuoi proprio partire con bam.
Cioè qua o parte il bacio o parte la denuncia. Questa è, sì, è il confine. Esatto. Ecco, io invece me la giocherei diversamente. Vai. Sempre sul confine o sta con me tutta la vita o mi arrestano per i miei. Quindi anche giorni. Tu sei uno tranquillo. Sì, vado così all in. La prendo sotto casa, vado a prenderla sotto casa. Di lei? Macchina, sì. Ok, gentiluomo. Gentiluomo vestito bene, tutto tranquillo, elegante. Bello. Parto, andiamo sì, insieme. Sì, sì. Facciamo tipo 3 chilometri. 3 chilometri di macchina. Dove state andando? Andiamo. Piano piano le luci finiscono. Cioè, perché iniziamo a entrare nella campagna. Andiamo. Lei non si spaventa. Arrivati in mezzo a un campo de fave. Un campo di Nino, insalata, lo dico per gli ascoltatori, Nino è appassionato di agricoltura. Sì, 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 a me piace andare per campi de fave. Esatto. Poi la fava comunque... No, vabbè, lasciamo stare. Arriviamo in mezzo a questo campo di niente, proprio. Sì. E accendo la lucina del cruscotto e inizio a guardarla, tipo... commenta, esatto, come la sto guardando. Nino sta facendo degli ammiccamenti molto sensuali. Quasi quasi non resisto nemmeno io. Così o inizia a urlare e chi te sente, tra l'altro. Quindi comunque è fottuto, si può dire fottuto. Sì, sì, si può dire, può dire. Tanto poi la tagliamo questa. Grazie. Oppure è la fine e ti sei fregato per il resto della vita. Però comunque non hai rimpianti. Hai giocato un all-in, hai investito bene, tutto. Se lei ci sta è tantissima qualità. Bene, questo è quello che noi pensiamo. La faccia disgustata della nostra redattrice non, sì, deve essere molto condivisa dalla parte delle donne, ma tra poco metteremo su Facebook una domanda dove voi potete rispondere e potrete dirci cosa, sì, ne pensate. Sì, siamo molto curiosi delle vostre risposte, dei vostri commenti. Noi adesso ci ascoltiamo la canzone di un giovane esordiente, un nuovo cantante. Un artista torinese. Da ora in poi sarà una rubrica che terremo, e quindi con nuovi esordienti. Questo è Marco Mosca, Tra il sole e il vento. Buon ascolto. Bentornati su Radio 19. Mordiamo anche Radio 19. Rispondete tutti quanti al quesito che vi abbiamo posto su Facebook. Ma adesso è arrivato la nostra quercia, il nostro grandissimo Daniele. Eccoci. Ciao Dani. Aspettate che ora lo sentiamo. Prova, ti sentite? Non tanto bene, adesso vediamo. Ci sono problemi tecnici, ma capita a tutti. Ora forse mi sentite? Eccoci, adesso ci siamo. Eccoci qua. Buonasera. Dani, ciao, bentornato. Grazie. Ciao Dani. Dopo questo inutile saluto, che siamo qua da un'ora e mezza, dici cosa succede questa settimana, perché la scorsa settimana ci hai detto delle cose importanti e noi le abbiamo seguite. E allora, prima di tutto, come purtroppo avevamo previsto, la Liegi Baston Liegi l'ha vinta non un italiano, l'ha vinta Simon Gerrans, però gli italiani se la sono giocata. Sono arrivati quarti, però insomma è stata una bella gara. Ma ha vinto il belga? No, non ha vinto il belga. No, no, un altro, neanche quello l'ha vinto, devo dire che... Perfetto. Comunque, questo era per dire, dunque, notizia di oggi, beh, primo maggio, quindi festa dei lavoratori, sappiamo tutti, insomma, che oggi è stata festa, due concerti, perché ultimamente succede questa cosa, che ci sono due concerti, esatto, in parallelo, uno, esatto, a Roma e uno quest'anno a Taranto. A Taranto. Quello a Roma è quello ufficiale, però diciamo che gli artisti un po' più contro tutto sono andati invece a Taranto, non so se avete sentito, sì, sì, questa, sì, cosa, sì, Caparezza, sì, tra le ragazzi morti, tanti altri. E, insomma, un po' per protestare contro, diciamo, il sistema, ecco. Mm-hmm. A Roma abbiamo visto c'era Piero Pelù. Abbiamo visto un interventone Piero Pelù che si infilava il microfono nelle mutande. Non ha più il fisico per fare non ce certe fa. Cose. Non, sì, ce la fa. È quasi più giovane Raffaella Carrà De Voice. No, lui cercava di richiamare il pacco dei ragni, eccetera. Ah, ha visto che ci provava con la ragna davanti. Comunque, quindi, niente, andranno avanti fino a mezzanotte, mm-hmm, mentre dalle 11 ricordiamo che, tempo permettendo, a Torino ci sono Eli e le storie tese, e questo però non sappiamo, vista la pioggia. Vedremo, speriamo. Oggi speriamo c'era di un, sì, sacco di gente. Sì. Ma la notizia di questa settimana, che ci porta alla prossima e su cui ho deciso di dedicare lo spazio, sì, è questa. Cosa ti dice 4 maggio?
4 maggio, niente, fondamentalmente domenica 4 maggio. È domenica, okay. C'è la ricorrenza della tragedia della caduta dell'aereo del Grande Torino. Sì, questa è una cosa, okay. Ma l'evento al Colosseo. Colosseo 4 maggio 2014. Oddio, tanta paura. Non lo so, aiutami. Allora, lo slogan in inglese è May the Force, the fourth, però 4 be with you. Oddio, ed è lo Star Wars Day, che quest'anno viene celebrato in Italia al Colosseo dalle ore 10:30. Tutti quelli che vogliono andare travestiti da tutti i personaggi, da... addirittura sta girando su Facebook il video dell'impero che dice di non andare allo Star Wars Day perché sono i Jedi quelli che... Vi consiglio degli psicanalisti che anche vi possono aiutare, anche a me, no, a me dei logopedisti, però vi possono aiutare. Ci sarà una riproduzione a scala reale dell'astronave, l'ala X, che usa Luke Skywalker. Quindi insomma, al livello si potranno fare foto con gigantografia dei vari personaggi dei sei film, ma potremmo dire quasi dei sette film. Attenzione, la sappiamo solo noi. È notizia che anche questa viene. Il 4 maggio ci saranno altre rivelazioni, ma è già uscito il cast di Star Wars Episodio 7, che uscirà nel 2015, che bello. Diretto da J.J. Abrams, che ha fatto un paio di Star Trek negli ultimi anni, e riprendono tutti Harrison Ford, Mark Hamill, torna Han Solo, torna Luke Skywalker, torna la principessa Leia. E chissà come tornano, perché hanno 40 anni in più, quindi cioè, cosa potranno tutti frollati fare? Gente che... Cioè, infatti le foto sono, cioè, tre persone dietro hanno pensione. Tiranti che gli tirano la pelle. Stavano grande. Tanto bene in pensione, e invece è più attori nuovi, sarà, insomma, fra un anno e mezzo sapremo. Insomma, il 4 maggio altre rivelazioni, tutti a Roma, perché sarà un evento grandioso. Tutti a Roma dentro il Colosseo o... No, attorno al Colosseo. Noi appunto abbiamo detto che ci sono gli aerei del teletrato. Esatto, il logopedista. E ce li ascoltiamo. E prima si esibiscono gli avannotti. Grande Elio, grande, che fantastico. Vi consigliamo di andare ad ascoltare stasera tra una mezz'oretta circa a Torino in piazza Castello. Sì, e tra l'altro salutiamo perché credo ci stia ascoltando. Sì, lui ha detto io suono dopo le 11:30 perché devo ascoltare prima Radio 19. Certo, come me tutti voi. Me l'ha detto. Siamo arrivati alla fine. Mannaggia, come questo vola primo il maggio tempo. È passato. Però ce ne sarà un altro, non primo maggio, ma sì, un altro appuntamento. L'8 maggio, che è la festa della mamma. Ah, è vero, noi ci troviamo a tutte le feste praticamente. Incredibile. Bello. No, ti spiego. È quando ci siamo noi che mettono le feste. Ecco, perché mi ricordavo una cosa simile, però non mi ricordavo com'era l'impostazione. Fidati. Vi ricordiamo di, se ci state ascoltando in podcast, che oltre a www.radio19.caster.fm potete scriverci alla mail che è radio19@gmail.com, ma anche su facebook.com/radio19, dove tra l'altro tra un paio d'ore pubblicheremo diciamo la puntata. Sì, sì, se riusciamo, esatto. Abbiamo tempo di caricarla, sì. Ce la dovremmo fare. Oppure su Twitter @radio19. Sì. Abbiamo finito, quindi salutiamo i nostri cari amici che ci hanno ascoltato e salutiamo anche chi ci ha aiutato a realizzare la puntata. Ciao Martina, che le saluta con la manina. Con la manina. Parla, diciamo. Ciao. Eccola. Adesso, un po' timida. Ciao Daniele. Ciao. E ciao Andrea. Ciao Andrea. Noi vi diciamo, vi aspettiamo la settimana prossima e che dovete ascoltare tutta quanta la sigla finale, anche del pezzettino chicca, sì, che abbiamo messo. Vi ho messo una sorpresa. E allora vi salutiamo, ciao Nicola. Ciao Nino. Alla prossima, ciao. Stanis, per favore, per Radio Centro Roma, un'intervista è possibile? Sì, certo. Benissimo, amici! Abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle! Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà? Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi! Grande Stanis, positivo? Positivo! Ma positivo, 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 positivo! Ma positivo da morire! Grande Stanis, allora che ci dici? Come andrà questa serie secondo te? Come andrà? Andrà una bomba! Bene, basta. Ok, grazie. Grazie. Arrivederci.